La rassegna Settembre Culturale al Castello si conclude con l'incontro organizzato dalla FIDAPA di Agropoli sul tema Il percorso del rispetto, l'esperienza della donna nella realtà culturale, socio-economica. Si conclude questo Settembre Culturale al Castello, un grande successo, apprezzatissimo, che progressivamente sta conquistando, insomma, scenari molto importanti perché bisogna, io credo, scomodare grandissime città per trovare un'attività culturale così intensa, così rappresentata e così frequentata pure dalla gente. E non si poteva concludere nel miglior modo, parlando di mare e di donne, il mare che in una città come Agropoli è legata alla storia, alla vita delle persone. Io credo che nel sangue degli agropolesi ci sia anche un po' di acqua di mare. E poi le donne, queste ombre che fanno luce, una testimonianza bellissima di una novantenne agropolese, moglie di un pescatore, che ci ha fatto rivivere i sacrifici, le fatiche, le angosce, la paura, il terrore di quando c'era cattivo tempo e i mariti, gli sposi non ritornavano, quindi le preghiere alla Madonna di Costantinopoli, poi la festa invece del rientro quando vi era una buona pesca, la distribuzione per chi aveva bisogno anche del pesce da parte di pescatori generosi. Quindi una bella serata, un arrivederci all'anno prossimo, ma le attività culturali della città di Agropoli continuano. Nel segno proprio di questa crescita che noi riteniamo doverosa, importante e necessaria, perché la cultura rappresenta anche la possibilità di affrontare meglio il futuro. Un settembre culturale davvero ricco, possiamo fare anche un bilancio, insomma, del mese. Ma il bilancio di questa quarta edizione del Settembre Culturale è positivo al massimo. Una rassegna che qualcuno ha definito come la più interessante dell'Italia meridionale. Ci ripaga questa affermazione di tutti gli sforzi profusi, del lavoro, dell'impegno costante mio e dei miei collaboratori che parte un anno prima. Infatti già da domani siamo proiettati alla prossima edizione del Settembre Culturale. È un evento unico perché spalmato su 30 giorni dove, ripeto ancora una volta, non è stata soltanto la presentazione di libri a farla da padrona, ma anche spettacoli teatrali, spettacoli musicali e siamo veramente soddisfatti innanzitutto per il numero sempre crescente, come la dimostrazione stasera, di pubblico che ci ha seguito in maniera veramente calorosa e attenta in queste serate, ma anche per la qualità proprio del pubblico di altissimo livello culturale. Noi stasera siamo qui per trattare un tema specifico, la donna e il mare. È un tema che rientra nel programma biennale 2009-2011 del Nazionale, che è il percorso del rispetto, l'esperienza della donna nella realtà culturale e socio-economica. In realtà in questo biennio che si avvia alla fine abbiamo avuto già altri incontri, come l'esperienza della donna nell'imprenditoria, la donna nell'Unità d'Italia. Quindi questo è l'ultimo percorso del biennio, ma io mi auguro che ce ne siano ancora tanti altri. Credo che il mare, oltre ad esigere il rispetto perché è vita, rappresenti anche una fonte economica importantissima, una fonte di lavoro molto importante e nell'ottica delle pari opportunità le donne possono sul mare trovare non solo quel liquido amniotico di cui si ha bisogno per prosperare, per crescere, ma anche quella quotidianità di lavoro che può essere importante alla realizzazione di ognuno di loro.